che parola difficile. E stasera ci mangiamo pizza e focaccia fatte in casa. Fatte da lui, ovviamente, perché io voglio rimettermi in pasta zero. Sì. Ok. Stasera... Togli l'audio, perché sennò questa qua mi denuncia per la violazione del copyright. Dai, Eddie oggi è agitato, quindi dovrete sopportarlo. Questo qua, Ok, allora, praticamente nel video... Eddie, però... Basta adesso. Nel video in cui spiego come siamo arrivati qua, a vivere qua, uno di voi mi ha chiesto... Di voi mi ha chiesto di spiegare come siamo passati da un budget alto, quindi di 100.000 euro, a un budget di 30.000 euro. Allora, siccome che la cosa riguarda principalmente lui, ho chiesto a lui, mi ha detto che non c'è problema e quindi stasera abbiamo un ospite. Ok, devo spiegare. Ok, poi ti togliere il video adesso. Beh, lei si chiama Vanessa anche. E la storia è... Aspetta, prima l'assaggio, io di solito prima assaggio quello che c'è. Io voglio prendere prima la pizza, anche perché è calda. Pizza margherita. Dov'è la videocamera? Sei fermato anche. No, te lo diamo dopo il pezzettino, sai che la crosta te la diamo sempre. Stasera col cavolo che parlo, stasera mangio e basta. Devo stare ancora 2 minuti sotto, lì sotto. Cominciare? Sì, parto pure dall'inizio. All'inizio. Innanzitutto le basi sono che per prendere la casa, per poter acquistare, uno deve avere determinati criteri per le banche. Quindi possibilmente contratto indeterminato, in più ci possono essere altri fattori, che sono quanti soldi hai sul conto, hai gente che ti può dare, ma sono cose che a noi se fai il mutuo, se non fai il mutuo... Se no, come abbiamo fatto noi, a noi ci passava tranquillamente il mio stipendio, cosa che ci è bastato, e il contratto a tempo indeterminato. Il discorso è che purtroppo, nonostante uno ha il contratto a tempo indeterminato, ci sono molteplici varianti che possono far cambiare questa sorta di ipotetico budget limite massimo che ti pone le banche. Poi varia da banca a banca anche. Noi avevamo un budget stimato da una banca, dalla mia, che era di circa... si aggirava, si poteva, a seconda della casa, della zona, dagli 80-90 mila euro ai 100-120, perché noi facevamo un prestito o eventualmente un mutuo con finanziamento 100%. Se facevamo finanziamento all'80% potevamo arrivare a una soglia di 150-160 mila euro. Il problema è che mentre noi stavamo girando per acquistare la casa, ne avevamo trovata già una e stavamo facendo tutte le pratiche, poi è saltata. Mentre noi cerchiamo le case, ci sono dei problemi sul vecchio mio posto di lavoro, litigi con il mio collega e il direttore del punto vendita dove lavoravamo. Che tu che lavoro facevi? Perché io facevo... mi stai intervistando? Io facevo la guardia non armata nei supermercati. Il mio collega ha litigato con il direttore, e quindi c'è stato una sorta di cambio di società. Per legge le società, quando subentrano, possono offrirti il contratto e tu resti lì a parità, in teoria per legge sarebbe a parità di stipendio e a parità di inquadramento. Quindi se tu hai fatto il contratto a tempo indeterminato e prendi 1.500, devi dare 1.500 il contratto a tempo indeterminato. Non è successo così, perché io sono entrato col contratto a tempo indeterminato, ma lo stipendio si è praticamente dimezzato. Le ore sono rimaste invariate, ma lo stipendio si è dimezzato. E quindi questo ha fatto scendere in maniera
Vorticosa, il budget per la casa dai 100, ipoteticamente 100.000 euro a 30-35 mila euro. Io però ho detto nel video che anche a causa Covid, non solo, sì, sì, ma no, anche no, a causa, ma... Covid. Perché in realtà è quello, sì, perché poi comunque... Questo è solo quando... il primo problema che c'è stato. Sì, sì, ma poi comunque il Covid ha massacrato, perché poi sono ridotte le ore del lavoro, quindi automaticamente se già facevo le stesse ore del lavoro ma venivo pagato la metà... Immaginate ancora metà ore. Metà di quello che prendevo, quindi... Metà di poco. Quindi voi fate... Io non ho problema a dirlo, però pigliavo con la mia prima ditta, prendevo mediamente dai 1.000 ai 1.200, non lavorando tutti i giorni, lavorando, come ci eravamo messi d'accordo con il mio collega, un giorno sì, un giorno no, a 11 ore al giorno. Mediamente facevamo le 8-9 ore. Con questa ditta facevo mediamente, facevo subito 11 ore perché nessuno mi poteva dare il cambio per un mesetto e prendevo 800, facendo 11 ore neanche tutti i giorni, certo non di fila, c'era lo stacco di un paio d'ore, però facevo 11 ore al giorno per 7 giorni su 7, perché così per 15 giorni, 20 giorni ho fatto così, poi mi hanno dato il cambio un giorno a settimana e io prendevo 800, 850. Quindi capite che c'è differenza. E questo fa sì che le banche, vedendo quanto porti, ti scendono il possibile tetto massimo di prestito o di mutuo che ti possono fare. Poi col Covid gli hanno dimezzato ulteriormente le ore. Quindi immaginate la metà di 800, capite quanto un mese prendere? Un mese ho fatto 238 euro di stipendio. Vabbè, è andata così, diciamo che è stato un problema della ditta, una ditta schifosa, diciamo, che fa così, perché comunque il contratto, tutti rincorrono il contratto a tempo indeterminato, ma il contratto a tempo indeterminato, se non è buono, è una fregatura, è una prigione, ti incastra, perché lui si è rimasto trovato incastrato in questo contratto, a guadagnare niente, e non poter lasciare il lavoro, ha potuto lasciare quando ha trovato un altro lavoro, che però poi da questo lavoro non gli hanno più rinnovato il contratto, e per liberarsene, perché andare avanti con quella cifra lì era impossibile. Ora qualcuno dirà, ma perché tu non lavori? No, io non lavoro, gente, io non ho voglia di lavorare, io voglio di stare tutto il giorno a casa a fare niente, giusto? La casalinga mantenuta. Sì, perché devo fare la diva, ok? No, non è facile poi comunque. Perché comunque anche qua dove viviamo noi non è che gli stipendi sono altissimi. Mamma mia. Io ho lavorato, prima di fare questo qua, facevo il cuoco. E anche lì il nostro tetto era abbastanza alto. Però poi passi da una ditta seria, perché comunque vada, anche se io guadagnavo un tot in busta paga e un pochettino era fuori busta paga. Però avevo comunque un contratto da, mi sembra in busta paga, avevo 1.100 da Ivan. E avevo quei 200 euro, 250 euro più o meno extra. Perché ero passato da aiuto cuoco a cuoco. Ho cambiato ditta, perché lui è... Mangia di tanto. Sì, sì, ci ha lasciato a casa e tutto. E anche lì siamo passati da inquadramento a 4 ore, ne facevo 8, 9 e prendevo 700 euro. Sì, diciamo che qua in Liguria vogliono fare un pochino i furbetti, no? Vabbè, magari qua in Liguria di sicuro ci saranno anche altre regioni, però io ho notato questa differenza tra la Lombardia e la Liguria, che ti assumono per 8 ore, te ne fanno fare il triplo e ti pagano per quelle ore per cui ti hanno assunto. Non ti pagano giusto, ti hanno veramente, lui prendeva tipo 3 euro l'ora. Con la ditta di vigilanza? Sì, l'ultima.
Io prendevo 3,60 euro lordi. A me una volta hanno fatto un lavoro che non vi dico. L'accompagnatrice. Quella di Pullman? Io prima di venire qua facevo un lavoro di accompagnatrice sui Pullman di bambini delle elementari e delle medie e ragazzi disabili, li portavamo a scuola, nei centri, no? E ci voleva una persona sul Pullman che li tenesse buoni, gli desse una mano e tutto quanto. Facevo questo lavoro qua, no? Questo lavoro qua è diviso in due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio. Brevi, perché durano un paio d'ore. Dopo più o meno 6 mesi, non lo so, più o meno, che vivevo qua, no, in realtà meno di sei mesi, avevo trovato questo lavoro, questo annuncio, ho risposto perché chiedevano di avere almeno un anno di esperienza, io ne avevo 6 e mezzo, mi hanno chiamato per un colloquio, mi avevano detto ok, ho detto ok, ma quanto pagate? Poi non lo so, come un'idea, non lo so, devi andartela a cercare tu su internet. Ho capito un minimo, ho detto io lì prendevo per un servizio, quindi un turno, 10 euro, che sono all'incirca 5 euro l'ora, è poco, però vabbè, me li facevo andare bene. E lei mi scoppia a ridere in faccia e mi dice, non saranno neanche 5 euro. Molto probabilmente saranno stati sui 3-4 euro tutto il servizio. Allora, io vi dico, per andare... Allora, noi vivevamo vicino a Sanremo, una città vicino a Sanremo. Io al mattino, per andare al punto di ritrovo, sarei dovuta andare a Ventimiglia. Poi, da Ventimiglia, una volta finito il servizio, mi lasciavano a Sanremo. E io potevo tornarmene a casa. Se fossi andata in macchina, avrei dovuto tornare a Ventimiglia, prendermi la macchina e tornare indietro. Al pomeriggio io dovevo andare a Sanremo e mi avrebbero lasciato a Ventimiglia. Quindi diciamo che questo lavoro, fare a costo zero come lo facevo io prima, quindi andavo a piedi e non ci spendevo un centesimo, e mi andava bene anche che non guadagnavo tantissimo, non sarebbe stato fattibile, no? Infatti la tipo mi guarda e fa, no, allora non ti conviene. Io ho detto, no che non mi conviene, ma al di là che non mi conviene, non converrebbe a nessuno, perché il fatto che non ti lasciano lì dove ti hanno preso, devi comunque prendere dei mezzi, per forza. Neanche andare in macchina, perché poi ti lasciano in un posto diverso. Con i mezzi non è facile come Milano. Con i mezzi è più complicato, perché non è che sono proprio comodissimi, devi prendere magari anche 2 o 3, oppure devi prendere il treno. E... cioè, non lo so, pagano veramente poco. Mi andavano a pagare un terzo di quello che avevo preso io. E io non so come pretendano che le persone possano vivere. Diciamo che c'è un'attenzione particolare al turista, ma a chi vive qua, proprio zero, no? Devo cambiare posizione. Quindi la base del fatto che a noi ci si è ridotto il budget, il fatto che qua comunque pagano poco, se ne approfittano. Ancora grazie che siamo riusciti a comprare, perché se aspettavamo ancora un paio d'anni, magari neanche 30.000 euro ci davano. Perché poi comunque c'è anche da fare, magari non lo sanno, tanti non lo sanno, ma quando uno va a chiedere o un prestito personale per acquisto della casa, come abbiamo fatto noi, perché siamo riusciti a comprare questa casa a un prezzo bassissimo. Io non so se tu l'hai detto, se lo vuoi dire, quando abbiamo comprato la casa. No, abbiamo pagato 31.000 euro. Quindi, prezzo praticamente ridicolo, certo. No. Ci sono un sacco di lavori da fare, in teoria, sapendo una magagna che ha trovato mio suocero che noi non sapevamo, perché non essendo del mestiere, no? Poi comunque vada, anche lui non l'aveva vista, l'ha visto dopo che ha aperto un muro per vedere una cosa. Perché qua dietro, quindi, questa parete, e anche quella c'è di la roccia, si scorre l'acqua. Noi dal giardino, se piove troppo, scende l'acqua giù. Praticamente c'è una sorta di, diciamo, torrente sotterraneo. E chi aveva fatto i lavori qua aveva fatto l'impianto elettrico tutto collegato sulla presa che è là. E dove da quella parete di qua c'è una sorta, cioè anche lì c'è di roccia, scende, e l'acqua scende tutta lì, va proprio lì dove c'era la cosa. Poi mi sono già fatto i lavori e non ci arriva più l'acqua, però a meno che proprio non piova a dirotto. Ma al di là di questo, comunque, in tante zone...
a 30.000 sì. euro in posti così isolati, diciamo sperduti, dove non c'è ti nulla, ti vendono un grande casolare senza... col terreno, non casettine così come questa. Qua ti vendono solo terreno, cioè case ruderi in roccia, magari senza neanche il tetto. Sì, qua, ma infatti questa zona, però questa zona è una zona turistica, è una zona dove vengono dalla Francia, dalla Russia in vacanza, sì. tutti i milanesi vengono in vacanza qua. Sì, ci sono tante case chiuse. In estate qua c'è traffico, diciamo. Se voi andate... olandesi, vengono moltissimi anche olandesi. Sì, andate a Milano il 15 di agosto, il deserto. Aspetta, venite qua, sono tutti qua. Però ci sono tanti fattori, come dicevo prima, che ti fa abbassare o meno. E le banche vanno a vedere anche non il tuo ultimo, la tua ultima busta paga, perché magari il tuo ultimo ti sei fatto un mazzo così, porti a casa 2.000 euro perché hai fatto straordinario, non hai mai dormito, hai parlato un sacco di straordinari. Loro vanno a vedere anche indietro, mi sembra che andavano a vedere nel giro di 2 anni, mi sembra mediamente un anno, e poi prendono anche l'anno che ci hanno chiesto. Lo so. Eddie, basta, dai. E quindi vedendo queste cose qua, se noi ci siamo aspettati ancora un po' a comprare casa, gli stipendi che ci hanno aiutato a comprare sono stati quelli della mia prima ditta, perché prendevo 1.000, 1.100, 1.500. Se facevo, quando ho fatto una volta sto denaro, che ho lavorato solo io perché il mio collega era malato, vabbè che poi quella ditta lì aiutava. Mi sono fatto 1.500 euro e alcuni straordinari me l'hanno voluto pagare un mese dopo, che ho fatto meno, me l'hanno accreditato lì per evitare di essere massacrato con le tasse. C'è che una non cosa, si dovrebbe però, fare, però l'hanno fatto. Ci dico una cosa però, questa prima ditta non è ligure, è una ditta di Pavia, quindi già le cose cambiano. Purtroppo qua Liguria, detto sinceramente, fa schifo. So che mi seguono persone che vivono in Liguria. Se è così, ditemelo, scrivetemelo qua, perché sono curiosa di sapere se è così ovunque o se è così questa zona, perché questa zona è veramente terribile. Però, tipo, ad esempio, i prezzi delle case a Savona già sono più bassi. Sì, beh, non, se vai a vedere non è che sono più bassi, però comunque con la stessa cifra che abbiamo comprato questa, noi l'avremmo preso un casolare stile, non so come spiegare, però un casolare tipo cascina, sì, con almeno 2-3.000 metri di terra. Sono più bassi, puoi mettere? Io ho visto delle case a 20.000 euro sì, da ristrutturare, in piedi ovviamente, non muri come qua. Qua vai a vedere, c'è magari solo un muro. Ci è capitato una volta una casa, e questo qua ve lo dobbiamo dire, perché in provincia di Imperia, siamo andati a vederla, la zona vabbè non era un granché, però col budget che avevamo cosa era di, mi sembra, 40.000 euro all'incirca, una quarantina di mila euro, ed era una casa in pietra. Dici vabbè, fa niente, che però entravi e c'era una stanza di, sarà stato 1,5 metri per 1 metro, che era la cucina, tutta in pietra, quindi non c'era impianto elettrico, impianto idraulico, non c'era niente, e la stanza a fianco sarà stata più o meno un altro metro, 1,5 metri, che era la camera. Il tetto c'era un buco, però. Ma quale casa? Quella a triangolo. Quella con il terreno. Ah, è in Imperia? Sì, sì, in provincia di Imperia, in Imperia. Ah. E vendevano così, e quando siamo andati a vedere l'annuncio, non c'erano foto, però l'annuncio diceva casa di 60 metri quadri, con possibilità di ristrutturazione e ampliamento, perché sapete che in alcune zone, se dipende come è fatto il terreno e tutto, se tu hai una casa di 60 metri magari puoi fare le pratiche, magari averne una da 65, 70, 80, a seconda di quello che ti permette il piano edilizio. Io devo sgracciare i pantaloni. Siamo andati, c'era una casa che era 60 metri, non era 60 metri quadri, perché c'era stato in totale forse 5, 10, dai. E chi ce l'ha venduta dice, sì, ma voi dovete calcolare che se voi la buttate giù potete farci una casa da 60 metri quadri. Sì, ma tu mi stai vendendo però una casa da 10 metri. Cioè, io non compro il futuro, perché il futuro me lo faccio io la casa come voglio. Mi devo comprare quello che mi vendi. Cioè, è come se io venga a comprarvi una macchina da voi, però allora, visto che tanto fra 10 anni costa meno, io non te la pago 30.000, te la pago 5. Eh no. Fate attenzione,
soprattutto in questa zona, ovunque, diciamo la zona dell'Imperiese, almeno è sicuro così. Ma secondo me è un po' ovunque, fate attenzione, non soltanto per questi falsi annunci, perché poi quando vai la vedi è ovvio che non è che compri semplicemente attraverso la foto dell'annuncio, no? No, però ci sono moltissimi annunci che non ci sono le foto. Magari qualcuno compra a distanza e quindi non vede la casa di persona. Fate attenzione, a parte che sarebbe meglio evitare, o mandate qualcuno cosa, però fate veramente attenzione anche agli agenti immobiliari perché cercano sempre di truffarvi. Che e fate bisogna fare tutto in regola, veramente tutto in regola, chiedete oltre di fare all'agente immobiliare, anche se per caso insieme all'agente immobiliare potete fare delle cose con i broker finanziari appoggiati alle cose, perché mi fregano per aiutarti, loro non gliene frega niente, però fanno delle cose che potrebbero anche rischiare di mettervi nella cacca totale. Quindi evitate il broker perché tanto non serve a niente, basta informarsi, fare un pochino di esperienza come abbiamo fatto noi, alla fine abbiamo comprato da soli. Cercate di capire se l'agenzia immobiliare dove siete andati lavorano persone oneste, magari evitate tipo quelle immobiliari, le catene. Puntate su quelle private perché sono persone un po' più... Almeno a me è sembrato che con quelle private andasse un po' meglio, mentre le catene no, fanno solo i loro interessi. Voi calcolate anche che a noi sono capitate delle case anche più o meno a prezzi così, magari un pochettino di più, di quella che abbiamo preso, intorno ai 40-45 mila. E quelle aziende, che agenzie immobiliari che lo seguono, volevano almeno 4.000-4.500-5.000 euro solo di commissione loro. Noi con questa abbiamo pagato 1.000 euro noi acquirenti e 1.000 euro il venditore. Perché è un'agenzia più piccola, è un'agenzia che comunque ti sta anche più vicino e comunque insieme si è riuscita a fare molto più velocemente anche questa e in regola, ma è tutto alla luce del sole. Invece con alcune agenzie c'è il marchio, sono famosi, alcune persone lavorano un po'... Dai, facciamo così, almeno risparmiate voi, risparmiamo qualcosina a noi, magari riuscite così e intanto vi abbindolano, quindi è meglio non cascarci. Altra cosa importante... che può capitare che magari voi dite ok, bloccate una casa e la danno a qualcun altro. Questa cosa purtroppo si può fare perché non c'è un ordine di... Non è che se lo dici per primo no. Allora ok, il proprietario può decidere di vendere anche all'ultimo che si è presentato, non gli importa, può vendere chiunque. A noi è successo, ci hanno fregato una casa perché gli altri pagavano i contanti. Con questa ci sarebbe capitata la stessa cosa, però per fortuna, avendo essendo andata da un'agenzia onesta, ce l'ha data prima noi perché eravamo i primi. Perché noi abbiamo fermato, abbiamo detto sì, ok, la compriamo la sera, il giorno stesso che l'abbiamo vista. Il giorno dopo la nostra vicina, che poi mi dispiace anche perché lei, poverina, ha fatto l'offerta, però essendo arrivata dopo l'ha venduta a noi. Mentre ci sono purtroppo agenzie che se ne fregano e la danno a chi vogliono, diciamo, quindi fate attenzione anche a questo. Perché in teoria per legge, da quello che, poi magari sbagliamo noi, però da quello che abbiamo fatto le nostre ricerche è, se io arrivo e ti faccio l'offerta, ma non verbale, scritta, e ti do la caparra, si può bloccare? No. In teoria su quello che c'è scritto sì, però... Ci sono da vedere anche il fatto se io ho tutto in conti, la caparra, ma io ti do tutti i contanti. Fidati, o ti dico di no. Quando ci è successo a noi con quella casa Sanremo, mi sono fatta tutte le ricerche del caso. No, non è etico, ok, non è giusto, diciamo, però non c'è una legge che vieta al venditore di decidere di vendere a uno piuttosto che a un altro, non per forza al primo. L'agenzia immobiliare può raccogliere varie offerte, gliele presenta al venditore, il venditore dice vendo questo perché me li dà tutti in contanti, quello che deve fare il mutuo no, non mi interessa. Mi sono informata apposta per capire, io mangio ancora questo pezzettino e poi basta. La focaccia comunque è venuta molto molto più buona della pizza. Alla fine abbiamo un pochino divagato. Ma però abbiamo fatto un discorso generale. Vabbè, però quell'argomento lì non era tanto lungo, avremmo finito dopo 2 minuti.
Noi durante il Covid ci siamo fatti fuori un sacco di soldi di quelli che avevamo per le spese della casa, quindi notaio, agenzia e tutto quanto. Ce ne siamo fatti fuori tantissimo. Eh sì, perché poi comunque lo stipendio si è abbassato, le ore... Poi se avete una ditta non seria, come ce l'ho avuta io, predilige i figli di papà o i conoscenti... ma c'è quella che conosce il, che so, il commissario, perché conosce il... quello di là, il proprietario di qua, il proprietario di là, e voi questo... che siete gli ultimi arrivati, magari che vi fate lo stesso il culo, vi lasciano... Tieni pochi... allungati un pochino, mamma mia. Vi lasciano a casa, che poi ci è andata bene perché la casa comunque ci piace, ci, sì, ci sono ancora dei piccoli lavori da fare, tutto va bene, però piano piano si risistema. Non è la casa dei nostri sogni? Perché noi volevamo la casa su un piano, col giardino... col terreno intorno, però qua in questa zona è molto difficile, comunque la Liguria è impossibile, qua si deve vedere, ma perché a come, queste per cifre come qua fatta... è impossibile, devi spendere no, almeno al di là 160-180 mila, al di là della cifra, comunque per come è fatta la Liguria questo tipo di casa è molto rara, difficilissimo, e quindi quelle poche che ci sono costano tanto. Beh, trovare un terreno in piano, però magari lo trovi su fasce, però lo puoi trovare, però devi spendere comunque dai 150-180 in su, allora in quel caso la trovi la casa. Già, allora, calcolando già che qua siamo a due passi dal mare, perché noi qua 40 minuti siamo al mare, quindi già questa è una cosa che fa tantissimo. Essendo vicini al mare, no, Cookie, ti sei svegliato? Essendo ma perché quando sono da sola mi lasciano stare, ci sei anche tu, devono partecipare al video? Vabbè. Basta. Più, vabbè, comunque questa zona è costosa proprio di suo. Veramente, anche forse anche il fatto che sia vicino alla Francia, non lo so. Chissà, magari in giro ci trasferiamo in Cunese e pagheremo meno. Sì, no, è che quando siamo andati dai miei abbiamo attraversato questa zona nella provincia di Cuneo che è stupenda. E così per curiosità abbiamo guardato qualche annuncio di case e ci sono delle case molto molto belle a prezzi bassissimi in confronto a qua, no? Con 50.000 euro ti compri una bella casa. Anche con qualcosina meno, dipende in quale zona, se sono un po' più... in periferia anche meno, io ho visto case a più o meno una casa a 29.000 euro, metraggi più o meno come questo, su due piani è vero, no, però, col terreno tutto intorno che ce l'avete tranquillamente con la macchina. Ma guarda che tutti lo dicono, che comunque questa zona è cara, che se vai in Piemonte e in altre zone d'Italia ci sono case migliori. Vabbè, comunque siamo entrati in fissa con questa zona, non è detto che ci riusciremo mai a trasferire, però non è in programma di restare qua per sempre, perché questa casa non va bene, non va assolutamente bene da tenere per tutta la vita, quindi un giorno dovremo andarcene per forza. Ma anche perché poi uno deve far ragionare che comunque poi, per adesso no, però magari arrivi a 60 anni, c'è problemi, non riesce a camminare bene, o hai sempre mal di schiena, fai fatica a salire, o c'hai vari problemi di salute, perché anche che siano italiani ci potrebbero venire lo stesso. Qua l'avete visto, comunque abbiamo le scale in casa, abbiamo la scala per arrivare qua, non possiamo arrivare con la macchina, portare la legna, bisogna fare le scale. Quando arrivi a 60 anni portati i bancali o scaricare, che ti scarica la legna lì in mezzo, devi aspettare, però sperare che il vicino non ti rompa le scatole perché hai lasciato la legna lì, che ci vuole quindi un paio d'ore che la porti, è un casino. È molto complicato, non è una casa, l'abbiamo presa per non continuare a pagare l'affitto, perché comunque l'affitto sono soldi per me buttati. C'è chi è d'accordo, preferisce pagare l'affitto e va bene così, ognuno fa quello che vuole, però per me sono soldi sprecati, perché tu paghi una casa che non sarà mai tua e non puoi farci niente. Noi stiamo pagando un affitto che però fra 14 anni noi estinguiamo, esatto. Nel 2035 noi l'ultima rata ce l'abbiamo e da metà 2035 la casa è nostra. Tanto nel 2030 c'è la fine del mondo, quindi... Quindi morirò nonostante tutto con le rate della casa. Sì, non saremo mai proprietari di casa nostra. Vabbè dai, chiudiamo il video che sono già 35 minuti, sennò col cavolo che lo esporto. Abbiamo un po' divagato, è vero, abbiamo parlato di un paio di argomenti, erano comunque collegati tra loro, però altrimenti davvero il video sarebbe durato due minuti. Spero che non vi sia comunque scocciato, tanto alla fine sono cose che possono essere utili a chiunque. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, se l'avete fatto. E fatemi sapere se vi è piaciuta l'ospite, se è stato gradito, se lo volete
se lo volete di nuovo, sappiate che se c'è lui ci sono anche i cani che gironzolano, perché se c'è anche lui i cani non stanno tranquilli. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!